Sono rammaricato anche oggi perché dovevamo uscire dal campo con un altro risultato, con più precisione davanti nell'ultimo passaggio, con più attenzione in alcuni particolari, nel momento in cui, soprattutto nel primo tempo, anche quando abbiamo avuto possibilità di alzare la squadra, abbiamo perso dei palloni davanti nelle gare e questo ha fatto sì che potessimo alzarsi e costruire e sviluppare quelle manovre che avevamo preparato, e quindi in questo potevamo far sicuramente meglio, anche se abbiamo avuto le nostre chance, le nostre situazioni per poterlo fare. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, peccato che stavamo giocando noi e c'è stato questo episodio, ancora una volta direi sfortunato, perché si è girato il nostro difensore, la palla è finita sul braccio, rigore, però la squadra non ha mollato, ha giocato, ha continuato a fare le sue giocate, finalmente su uno schema da calcio piazzato siamo riusciti a far gol e poi abbiamo avuto anche ancora un paio di occasioni, due o tre occasioni, perché una l'abbiamo avuto bella con Bellomo, un tiro da fuori che ha sfiorato il palo, un'altra con Aramu di testa, sempre su un lavoro, ha fatto un ottimo lavoro Bellomo della palla, l'ha incrociata bene con il piede invertito, e l'altro con il ragazzino, con Caligiuri, che si era difeso bene in aria, ha protetto bene, peccato che da ultimo gli è rimbalzata la palla e non è riuscito a tenerla bassa, però per il resto la squadra poi ha fatto la sua partita senza rischiare più di tanto, e solo nel finale quel palo di insomma dove potevamo evitarlo prima, ma direi che come atteggiamento fino in fondo c'è stato e quindi dobbiamo continuare su questa strada. Sì, ma Caligiuri è un attaccante che attacca bene anche lui la profondità, magari non a gioco aereo, ma nei passanti, nelle mezzelune, è un giocatore che ti tiene sempre, ti impensierisce sempre. Con Zaro volevo giocare in velocità, nello stesso tempo avevo visto che magari Sibilli aveva preso una munizione, no? Mi sembrava un po' nervoso e quindi rischiavamo di rimanere in 10, quindi non tengo un giocatore per 90 minuti in campo, se è già stato ammonito, il rischio di poterci precludere una partita, in quel momento è stata una decisione soprattutto per la munizione. Per Puskas invece era rientrato da 4 giorni dalla nazionale, è chiaro, qualche pallone magari legato meno, non legato, e quindi quello ha fatto sì che cambiasse un po' la situazione subito, perché poi mi sarei giocato uno step nel secondo tempo e quindi quello, però il ragazzino è entrato molto bene, con spirito, con veemenza, ha dato una mano, ha corso, ha lottato, ha pressato ed ha anche legato 3-4 palle importanti per far sì che la squadra si alzasse e venisse a prendere campo, quindi bene, bravo, peccato perché alla fine volevo lasciare 3 punte davanti, no? Con arretrando Bellomo mezzala, ma non ho potuto farlo perché c'era Valerio che aveva accusato qualcosina, un problemino, Maita era uscito per crampi e quindi crampi. Fatto un po' in pensiero. No, i crampi, ha avuto un crampo e quindi non ho potuto, doveva ha chiesto il cambio e quindi ho dovuto per forza lasciare così, anche se poi Nicola Bellomo davanti lì da 3/4 ha impensierito con un paio di conclusioni, con qualche verticalizzazione, insomma la difesa, anzi potevamo in qualche circostanza servirlo ancora di più perché c'era, però pazienza, queste sono situazioni di partita, ma per il resto l'atteggiamento della squadra è stato sempre giusto, corretto, ordinato e ripeto, un po' più qualche errore tecnico nel primo tempo in uscita che abbiamo fatto di troppo e lì dobbiamo essere più bravi perché poi nascono le situazioni e le occasioni da gol grazie a questa palla avanti, palla dietro che riesce a legare e poi le successive profondità, visto che abbiamo giocatori con queste caratteristiche, quindi dobbiamo essere più bravi nella prima uscita. No, non è 3-4 di sconfitta, sono rammaricato anche io, peccato, però le partite a volte sono episodi, no? Che le mettono in una maniera o nell'altra, con la Sampdoria c'è stato il rigore, la traversa, le altre occasioni che abbiamo avuto e non siamo riusciti a metterla dentro. Oggi la squadra, nonostante un altro episodio sfortunato, perché se un giocatore si gira e prende la palla con un braccio, questo non è un rigore così, molto casuale, non è un rigore, sai, quando ti punta un avversario è diverso dentro l'area, però la squadra ha reagito, ha fatto quello che doveva fare, ripeto, ha avuto qualche situazione nel primo tempo corretta per andare a far gol, ha avuto al secondo tempo, quindi la reazione c'è stata, questo è lo spirito, ripeto che sono anch'io rammaricato, no, perché ovviamente con un attimino più di precisione nell'ultimo passaggio o a volte nella conclusione finale abbiamo avuto le nostre 3-4 occasioni buone per poter andare noi a far gol sull'1-1, a andare in vantaggio, a ribaltare il risultato, purtroppo non ci siamo riusciti, ma conta quello che si è fatto sul campo, la prestazione, come l'ha fatta la squadra a prescindere da tutto e continuare a riprendere il nostro cammino. Sei contento della prestazione? No, i ragazzi hanno fatto una buona gara, considerando tutto, le vicissitudini, abbiamo perso anche Dorval nell'ultima vigilia con 39 di febbre, quindi abbiamo dovuto cambiare poi qualcosina, però la squadra, abbiamo detto alla sosta, abbiamo lavorato su situazioni tattiche sia a 4 che a 3, quindi dobbiamo essere pronti, bravi a interpretare le situazioni, però la squadra si è mossa bene, ha concesso poco, quindi non a caso se la
la squadra poi avversaria è uscita dai fischi, probabilmente qualche merito l'avrà avuto anche il Bari per quello che ha fatto in campo, come ha giocato, come ha tenuto il campo, altrimenti insomma secondo me tatticamente anche sul piano dell'intensità, dell'organizzazione li abbiamo tenuti lì, li abbiamo fatti soffrire e sempre avevano il pensiero ad andare indietro e non in avanti, proprio perché noi quando prendevamo palla volevamo andare in profondità, negli spazi, uno veniva alle gare e gli altri attaccavano la linea difensiva e quindi questo ha fatto sì che anche gli altri non facessero una partita come si aspettavano probabilmente qui a Modena grazie alla prestazione del Bari, quindi se sono usciti fra i fischi vuol dire che il Bari ha fatto la sua gara e l'ha fatta con impensierendo l'avversario. Mister, le chiedo una valutazione su Aramu anche come l'ha visto? Parliamo di un altro ragazzo che è stato 2 mesi e mezzo fuori, perlomeno io non avevo mai avuto con me, quindi è stato 2 mesi e mezzo fuori, è rientrato con noi da 5 giorni, che si allena con noi, però ha lottato, ha corso, ha cercato di dare una mano, ha sfiorato il gol perché sul colpo di testa ha pelato, insomma diciamo ha strisciato palla, magari forse era meglio indirizzarla diritta, però fa parte del calcio, però comunque ha dato partecipazione, spirito, ha lottato con volontà, questi sono gli atteggiamenti che dobbiamo mettere in campo, poi la qualità sua la conosciamo e noi ci auguriamo insomma che ci possa anche dare una mano sul piano realizzativo e del, insomma, dei, per quanto riguarda poi quando andiamo in campo nello sviluppo. E sicuramente, beh, Davide lo sappiamo, il suo percorso è 4 mesi che è fuori, ha avuto una stagione particolare, oggi anche non a caso all'intervallo avevo chiesto, proprio per, avrei voluto anche fare un po' di più, anche 45 minuti, però parlando col ragazzo non c'erano questi presupposti, quindi anche lui giustamente quando viene un'annata così, sai, pensi sempre, mister, ma se faccio 45 minuti magari mi faccio male, rientro, quindi vabbè andiamo avanti, volevo cambiarlo un po' prima, a dire la verità, con 3 punte davanti un quarto alla fine, però avevo visto che Maita e Lulic, che erano gli interni di centrocampo, magari più di Cesare, stavano avendo qualche, potevano avere qualche problemino e quindi ho dovuto temporeggiare un po', allungare, quindi un po' le situazioni poi contingenti che si verificano non te l'hanno permesso di fare, però diciamo che poi Davide ha fatto i suoi 10 minuti, fatti bene, è rientrato, ha tastato il campo e diciamo che questa è una nota positiva per il futuro, perché certo noi ci crediamo e vogliamo che rientri sia dei nostri per questo finale, ma come avevo detto in conferenza stampa, noi abbiamo lavorato alla sosta come prima, facevamo prima sia a 3 che a 4, chiaro oggi l'interpretazione della gara che volevamo dare alla gara era quella e quindi sono partito con 4-3-1-2-2-1 con questi due tra le linee per andare a giocare anche a volte nell'uno contro uno contro la difesa a 3 in velocità, in profondità e quindi mettere in difficoltà i nostri avversari, quindi i ragazzi l'hanno fatto, ripeto, potevamo farlo meglio nel primo tempo dove purtroppo quando venivamo con le palle verticalizzate alle gare abbiamo perso qualche pallone in più e questo non ha fatto sì che potessimo poi sviluppare l'azione successiva, avanti, dietro, avanti, che poi serviva per andare a attaccare proprio le linee, le maglie avversarie, però vabbè la squadra l'ha fatto, ha cercato di farlo, quindi lavoriamoci ancora su tutte e due le situazioni, poi di volta in volta si porterà avanti quello che vediamo che è più utile a noi, sia a gara in corso che dall'inizio.